ragazzi, ok, sono qui con Ragni 80. Ciao ragazzi, oggi prima tappa. Dove andiamo? Fasano? Oria. Ah, Oria, prima tappa Oria e poi Fasano secondo me. È rincoglionito il vostro amico. Però, ragazzi, prima tappa Oria, seconda tappa per questa giornata di esplorazione dei paesi pugliesi, perché noi, essendo comunque pugliesi, molti paesi li conosciamo nel loro profondo, nella loro storia, quindi oggi approfondiremo la conoscenza di questi paesi, iniziando con Oria. Grazie Ragni 80. Ragazzi, ci vediamo dopo. Eccoci qua, nuovo aggiornamento, siamo arrivati a Oria. Adesso stiamo entrando ora nel paese. Prima tappa del Puglia Tour. Magari girava. Ah no, non ci l'ho fatto le pappine. Giro così, non ci viene qua. Ecco qua, questa è l'entrata del paese. Adesso c'è chi ne vuole che posto più caratteristico. Parcheggeremo la macchina e andremo a piedi. Andremo a piedi, certo. Posto dove ci dobbiamo anche ricordare la macchina, dov'è? Quelle sono due castelli, Sono ben due castelli, adesso andremo a vedere. A dopo. Siamo entrati, c'è il quartiere ebraico da quella parte. Siamo a Oria comunque. Quindi da qui inizia il nostro viaggio, spostatevi in candela sotto. Qui non uso il clacson, l'acceleratore direttamente uso. Ho sentito vibrazione? No, ho sentito qualcosa, ma pure l'RCD non è rotto. Non è che ha caduto il bustino. Bagnato, rischiamo di scivolare. Uomini al bivio, andremo a destra o a sinistra? Andiamo a sinistra. Scenderei di qua. Ecco che di là si può salire. Delle mura. Sì, all'interno delle mura della città, sì. Bellissimo. La promenade. Con Fonsi e la passeggiata. Nico. Goulet. Un corsetto tipico caratteristico. Caratteristica puzza di pesce. Una chiamata, vedi, funziona. Allora, siamo fermati in questo posto caratteristico, già si è seduto là, come prendiamo un caffè. Devo far vedere questa piazza bellissima. Tanto qua tra tutti i colori rosso blu, come Taranto. Quindi mi sento a casa. Questo posto magico è bellissimo. Di là riesco a farvelo vedere, no, così. Eccola, vedete quell'arco bellissimo, è l'uscita del centro storico.
questa chiesa, un orologio bellissimo, quindi andiamo di partire là. Adesso siamo qua, ci prendiamo questo caffè, ci vediamo. Ciao. Io qui di Oria, bellissimo qua, tutta la storia di Oria qua, Presipe. I proprietari del castello, che prima erano i proprietari di questo castello. Invece mi hanno detto, cioè la ragazza del bar ci ha detto che ci sta il parco Montalbano. E qui dici che si può vedere. No, potete andare nel parco, si può entrare. E si vede comunque il castello. Si vedono le mura del castello. Perché nel parco Montalbano puoi camminare, il parco Montalbano era il parco del castello. E che poi è stato chiuso il castello e il parco della rete, rimane fuori il parco. Sì, poi il parco Montalbano tu potevi andare tranquillamente, potevi essere tranquillo. Oggi siamo in fase di visitatori. Si sente la cavata? Un'antica macchina fotografica. Senza di fare vlog con quello. Quindi quando faccio l'uro lì, sarebbe l'oro olimpico, no? L'uro. Proprio mentre tutti qui a fare la camera. Capito? Non c'era l'H. Quello parla da solo, non lo so. Hai zitto. Andiamo a questa. Ma sa bene che essere. Che carissimo. Questo è bello, no? Ma è stato venduto da un'altra famiglia privata? O una tradizione adesso? La figlia sola? Sì. No, dico, il castello adesso lo fa. Buongiorno. Turisti? Sì. Io, a Roncia. Se volete, avete visto il museo? No, ancora no. Ma se volete, vi faccio la guida. Ecco. Sì. Ecco. Sì, lui forse. Oggi siamo. Classico. Mi fa sentire. Mi Più tardi, dovreste passare. Ah, ok. Perché Montalbano? Non c'entra niente col commissario. Montalbano. Gli oritani hanno l'usanza di attribuire delle varianti toponomastiche a tutti i versanti dello stesso colle o monte. Troviamo sul monte più alto di Oria, abbiamo visto prima la croce messaggica, no? Sì. Vedremo anche dei resti della cinta muraria. E
parliamo di Colle del Bario, si chiama 166 metri sul livello del mare, ci troviamo proprio qui. Questo versante si chiama Monte Albano, perché basta una piccola altura che la chiamano monte. Però è sempre il Colle. Albano più... come mai questa Albano origine? Sicuramente faceva riferimento a qualche caratteristica di, questo, di questa particolare altura, che era poi il versante, questo versante orientale. Esatto. Infatti vedete, tutti i gruppi umani che si sono insediati qua nel corso del tempo, a partire dai Messapi, ma addirittura anche dall'uomo di Neanderthal, perché noi abbiamo presenza, tracce di, della presenza dell'uomo di Neanderthal a Oria. Certo, non ci sono resti scheletrici, perché quelli sono stati trovati in Puglia solo ad Altamura, il celebre uomo di Altamura, no? Quello di, non so se avete mai visto l'uomo di Altamura, straordinario, quello scheletro di quella grotta, di 130.000 anni fa. Però ci sono gli strumenti litici che ve lo organizzavano, raschiatoi, grattatoi. Guarda, fino a due anni fa sì, però lì cambiano spesso, perché c'è chi lo vuole tenere lì, c'è chi lo vuole spostare, quindi bisogna informarsi prima. Però se potete andateci, perché quel Neanderthal è uno dei più straordinari di tutta la storia della, della preistoria internazionale, perché è perfettamente conservato. Ed è un Neanderthal molto arcaico. Per farvi capire, all'epoca noi Sapiens non eravamo ancora in Europa, perché il Sapiens nasce più o meno, attestato più o meno 200.000 anni fa in Africa, quindi noi siamo tutti africani in realtà, oggi si parla tanto di migrazioni, di... in realtà noi siamo ciò che siamo, cioè Sapiens, tra virgolette, perché siamo il risultato di una grande immigrazione che avvenne circa 40.000 anni fa, quando i Sapiens emigrarono in Europa, nell'attuale Europa. Quindi siamo tutti immigrati e siamo tutti africani in realtà. L'unica specie autoctona europea, il Neanderthal, si è estinta, giusto per farvi capire la storia, quanto dovrebbe insegnare a chi invece oggi cerca di dividerci, vabbè, ma questo è un altro discorso. E dicevo, quindi, questa altura ha da sempre attirato i vari gruppi umani che si sono succeduti nel corso del tempo. I motivi che abbiamo detto prima, la presenza di questo cordone collinare che dominava, che consentiva di dominare il territorio circostante, di avere una difesa naturale contro i nemici, ma anche la straordinaria ricchezza d'acqua, perché il nome Oria significa probabilmente, secondo i più recenti aggiornati e dettagliati studi, città ricca d'acqua. Infatti, contrariamente a quello che succede nel Salento, che è una zona molto arida da questo punto di vista, il territorio oritano è ricco di sorgenti acquifere, di falde freatiche, di canali, canalini, fiumi, e chiaramente era dove c'è acqua, c'è vita. E quello che vedete qua in basso, questo luogo è molto interessante perché, a parte l'aspetto paesaggistico che è eccezionale, ma conserva una serie di stratificazioni. Quello che vedete qua è il chiostro dei Celestini, del monastero dei Celestini. I Celestini erano un ordine religioso fondato nel Medioevo, nel 1200, da Celestino V, il celebre papa, il primo papa della storia a dimettersi, prima di Ratzinger. E quindi i Celestini arrivarono a Oria nel Medioevo, insomma, crearono questo monastero, e questo è il chiostro dei Celestini, cioè un cortile, diciamo così, di disimpegno. Da qui vediamo il castello normanno svevo, che è il simbolo di Oria, no, per eccellenza. Ma prima del castello, che noi vedremo ora più nel dettaglio, volevo farvi vedere avete presente che abbiamo visto la cinta muraria messapica più arcaica del VI secolo, che Oria insieme a Ugento Cavallino era tra i primi? Sì. Ora vi faccio vedere la cinta muraria messapica, un tratto della cinta. Con questo caldo la cosa migliore da fare è questa. Non voglio arrivarci il bagno. Eccola qui, questo è un tratto della cinta muraria messapica del VI secolo avanti Cristo. Perché? Perché questa cinta muraria perimetrava, l'abbiamo visto nel grafico, nel plastico. Quella più piccola interna. Esatto, perimetrava proprio la sommità dell'acropoli, no? Proprio la perimetrava, la recingeva. E poi quando vennero nel Medioevo i Normanni prima e gli Svevi dopo, Federico II, inglobarono la cinta muraria messapica. Quindi vedete quante stratificazioni, passiamo dal VI secolo a.C. al Medioevo, in un giro di pochi metri. E questo è il nostro castello, che è uno dei più imponenti di tutto il Salento, e la cui prima edificazione si ebbe nel periodo normanno,
XI secolo dopo Cristo, e dopo la fine dell'impero bizantino sostanzialmente. Poi Federico II lo ampliò, e Federico II tra l'altro è attestato anche a Oria, tra l'altro, e adesso si lega anche il torneo dei Rioni, che è una manifestazione tipica locale. Questo castello ha la forma di un triangolo isoscele, lo vediamo da qua forse meglio, ha la forma proprio di un triangolo isoscele con il vertice che vedremo a nord, la torre dello Sperone, e la base a sud con le due torri cilindriche di epoca sveva, o secondo alcuni di epoca antonina, secondo me di epoca sveva, secondo me d'altri. Comunque, questa torre qua in particolare si chiama Torre del Salto, perché ad essa è legata a una leggenda, chiaramente una leggenda, la racconti in quanto tale, perché il nome si deve a questa leggenda. Secondo questa leggenda del Medioevo, una donzella di Oria sposa il ricco castellano del posto. La notte delle nozze, pur di non trascorrere la notte appunto con il suo nuovo marito, decide di rinchiudersi sulla sommità della torre e di gettarsi, salto. Chiaramente non fece una bella fine, se fosse stato vero. Beh, è un bel salto. È un bel saltino. E questo castello, come tutti i castelli, no, di Puglia, non solo, è il risultato di una serie di rimaneggiamenti, di aggiunte, di modifiche, di aggiustamenti strutturali, e come tutti i castelli passò dall'avere una funzione, quella originaria, tipicamente, squisitamente militare, strategica, e a quella invece più successiva, a partire dal Rinascimento, come residenza signorile. Cioè molti castelli hanno questo passaggio dalla primitiva funzione militare a quella invece di residenza nobiliare. Perché questo? Perché nel frattempo, nel XIV secolo, nel 1300, in Italia furono introdotte le armi da fuoco, e quindi cambia tutto. La tecnica di tutto, cioè tutto ciò che riguardava i castelli fino a quel momento, cambia tutto, la tecnica della difesa. L'introduzione della polvere da sparo, ovviamente una rivoluzione importantissima anche da un punto di vista bellico, no? Si cambia anche proprio la conformazione, la funzione. Da questo castello voi conoscete Otranto, lo conoscete. Sì. Conoscete l'assedio, mamma di tutti. Sì, sentito parlare, sì. Mamma di tutti. Il re di Napoli, Alfonso d'Aragona, che va a liberare Otranto dai turchi. Quindi proprio da questo castello qua. Ci andiamo insieme. Adesso che appartiene? Adesso è privato, appartiene a una famiglia che si chiamano Romanin Caliandro, sono un po' veneti, Romanin, e Ceglienzi Caliandro, quindi qui vicino. Sono miliardari. Hanno questo gente che si chiama Borgo Ducale, che è una catena di sale e ricevimenti. Borgo Ducale, sì, ho sentito. Il castello è stato acquistato per 7 milioni di euro. Però. Pensa quanti soldi c'ha. Sì, aspetta. C'hanno talmente tanti soldi che si possono pure permettere di tenerlo chiuso, perché il castello è chiuso, non è visitabile. Che significa? Che avere un castello del genere significa che tu ogni anno devi fare manutenzione, tanto di manutenzione e di anche dei paesi circostanti, compresa anche Taranto da lontano. La vicina Oria, che abbiamo un paese, Latiano. Latiano, è vero. Manduria, Taranto, Brancavilla, Taranto. La parte nord, la torre dello Sperone, mentre la parte cilindrica, le due torri cilindriche che abbiamo visto, è la base sud. Tu immagina una cosa a triangolo isoscele così, che sembra quasi un vascello natante nell'aria, così è stato definito, e questo è il vertice nord, la torre dello Sperone. Questo invece è il cosiddetto camminamento di ronda, dove le ronde appunto si piazzavano là per controllare. Ecco, proprio da qua sopra vi potete rendere conto, ecco, del perché i normanni, gli svevi, gli svevi decisero di installare qui la loro rocca per controllare e dominare il territorio. Qua vedevi tutta la città, no? Non solo, quello è Latiano, lo vedi quell'edificio, quel palazzo rosso in lontananza, da lì passava, da quella strada lì, la più importante è quella grotta.
volta in lontananza, quella perfetta, sì, su quell'altra collina. Quella è la grotta di Monte Pavaluce che abbiamo visto prima. Ah, e ridi delle donne, esatto. Quella è un'altra collina, ecco da lontano potete vedere proprio come si conforma una collina. Nel VI secolo quella lì divenne la sede di uno dei più importanti santuari vestagici che abbiamo visto prima al museo, quello di, dove è stato trovato il tarallino, è proprio lì. Ah. Oh. Non so se vi dà fastidio il fumo, proprio. No, tranquillo. Questo è un altro luogo splendido, eh? Questo può sparare dove possa entrare tutto, no? Sì, sì, questo, anche questo sì. Però qui non c'è, mentre al museo c'è qualche didascalia, qui non c'è niente. Ugo, fai uno scatto qua. Fai uno scatto qua perché qua è una delle parti più belle, delle foto. Questo è un altro versante sempre della stessa collina. Versante settentrionale, diciamo, di nord. Ecco, qua si vede molto bene questa parte, la parte nord, diciamo, del castello. E dove chi risiedeva qui, no, per questa parte? Questa no, questa diciamo era più un ambiente di servizio. Con questa grande torre dello Sperone, che è l'elemento più antico, questa invece è la parte più di servizio. E terminiamo in questo luogo che è molto bello. Qui gli archeologi qualche anno fa, nel corso di alcune indagini, hanno riportato alla luce i resti di un villaggio di epoca bizantina, del X secolo d.C., mille anni fa. I bizantini erano l'impero romano d'Oriente. Quando finisce l'impero romano d'Occidente, cade il famoso 476 d.C., in realtà poi c'è l'impero bizantino, che è l'impero romano d'Oriente, no? E questo fino all'arrivo dei Normanni. Ecco, questo insediamento è del X secolo. In particolare sono state riportate alla luce i resti di 3 strutture abitative a scopo residenziale, cioè per risiedervi, e produttivo. Questa è una delle abitazioni, con i vari ambienti interni, con i piani di fondazione. Quindi fossero tombe. Più avanti ci sono anche tombe, poi le vedremo. Sembrano tombe, poi ti faccio vedere una tomba e capisci la differenza all'interno, sempre che tra l'altro erano poste dentro le abitazioni. Perché ho detto produttivo? Perché queste abitazioni erano connesse anche ad attività produttive. Da cosa lo deduciamo? Venite qua, dai resti di questa. Le donne sono un bello ornamento, gli uomini un po' meno, decidete voi. Allora, questo è il resto di una macina,
Quindi praticamente, chiaramente, l'obiettivo, la funzione è quella della macinazione del grano, no? Vedete, questa è una macina di più di 1000 anni fa, che era connessa a questa struttura abitativa che aveva anche una funzione produttiva, la macina, appunto. Questa è una macina del villaggio bizantino. A proposito di tombe, ti faccio vedere le tombe vere e proprie. Questa è la seconda abitazione, quella è la prima, e la terza Ah. più sopra. Ecco le tombe, vedi, scavate nella roccia. Ah, ecco. Quelle sono delle tombe. Dentro la Questi casa era la era tomba. una casa, all'interno della casa, sì. Prima dell'editto di Saint-Claude di Napoleone, nel 1800, quindi 200 anni fa, 200, 300, quanto so, ora per noi è normale vedere i cimiteri fuori centri abitati, no? Nessuno si sognerebbe di fare un cimitero nel paese. Ma questa cosa non c'era prima di Napoleone. Prima di Napoleone c'era l'usanza di seppellire i cadaveri dentro il centro abitato, molto spesso, soprattutto con l'avvento del cristianesimo, molto spesso dentro chiese o attorno a chiese. Poi con Napoleone cambia tutto, quindi noi siamo eredi di quell'editto di Napoleone, insomma. E questa è un'abitazione. Ecco, questo qui è un trullo, viene chiamato trullo saraceno. Perché saraceno? Perché fra il nono e il sesto e il decimo secolo Oria fu soggetta a una serie di incursioni, di attacchi devastanti ad opera dei saraceni, che sarebbero i musulmani, ma soprattutto nel 925 questi devastarono completamente Oria, fecero migliaia di morti, cioè una strage. E la parte originaria, che era una vera e propria struttura proprio di avvistamento, è questa qua. Questa è posticcia, quella superiore è chiaramente posticcia, è una ricostruzione, diciamo così. Ah, Questo è proprio ok. un trullo saraceno. Anche i trulli, sapete che sono edifici molto antichi, come anche i muri a secco. I muri a secco sono già attestati nella preistoria, nel Salento. Quindi, cioè, oggi si parla tanto di muri a secco, ci sono delle tecniche anche, no, vengono insegnate. Cioè, non dico una moda, ma quasi. Ecco, il muro a secco è una cosa antichissima, antichissima. Voi pensate che, ad esempio, a Oria, fuori dal centro abitato, c'è l'insediamento neolitico di Sant'Anna, che, per chi non lo sapesse, il neolitico è una delle fasi più importanti della storia dell'uomo. È lì che viene inventata l'agricoltura, il commercio, la sedentarietà, cioè tutto quello che noi siamo lo dobbiamo alla rivoluzione neolitica. Prima del neolitico c'erano solo cacciatori, raccoglitori, gente che andava in giro per cacciare, ma sempre molto nomade. Da lì cambia tutto, cioè anche l'idea della città, del villaggio fortificato nasce nel Neolitico. Proprio in Puglia c'è, cioè a Passo di Corvo, se non sbaglio, vicino Foggia, nel Gargano, c'è il più importante insediamento neolitico, proprio fortificato, con tutto delimitato con mura a secco, con muri a secco. Un'altra cosa importante, chiaramente questi bizantini, questo villaggio, da dove prendevano l'acqua? Semplicemente sfruttavano le caratteristiche del posto per far defluire l'acqua piovana in questa cisterna. Cioè l'acqua piovana che scendeva dai pendii, dal pendio della collina, andava a finire qua. E quindi loro sfruttavano diciamo, la morfologia del territorio per attingere acqua Quanti destinata al loro fabbisogno metri idrico, all'approvvigionamento idrico della comunità. Eccola qua, questa è una cisterna bizantina. Quanti metri Di profondità, non ti so dire quanti metri cubi di acqua poteva contenere, sarà profonda un metro e mezzo, due Ah, metri vabbè. più o meno. E questa invece è la tomba di quello che è rimasto della tomba di un bambino bizantino di 10 anni, sempre 10 anni, non lo so perché ci sono sempre 10 anni di bambini che muoiono, che troviamo, di cui troviamo i resti, ma tant'è. Anche se sembra un pilone, molti dicono: ma questo è un pilone? No, no, perché sono stati trovati dei resti scheletrici. La cosa interessante di questo bambino di 10 anni, qual è? Il fatto che la tomba è stata trovata molto distante dal villaggio. Se avete visto le tombe che sono presenti là all'interno delle abitazioni, questo invece è un unicum. Come mai questo bambino era così distante dalla comunità, dal villaggio? La spiegazione è molto semplice. Questo bambino era
un bambino deforme, cosa che hanno poi dimostrato gli studi sui diritti scheletri. Nel Medioevo, ora per noi c'è tutta, oggi sapete c'è un'attenzione particolare verso il tema della disabilità, cioè verso questo tipo di discorso, oggi c'è una maggiore sensibilità, c'è le barriere architettoniche, sappiamo tutti. Ma all'epoca avere una deformità ed essere, diciamo, disabile o deforme era considerato un marchio diabolico. Lo sai che ti stavo dicendo, forse era diabolico, era un segno posseduto. Del male. Esatto, quindi veniva esattamente, quindi questo bambino venne opportunamente, volutamente allontanato dalla comunità. Altrimenti non si spiegherebbe, no? E l'esame dei resti scheletrici ha confermato che questo bambino era malato, aveva delle deformità di vario tipo, a livello osseo, e quindi non se la passava bene, non solo, ma dopo la morte, ha fatto anche una morte, insomma, allontanato, eccetera. Certo, per loro era come dire, era normale, ora noi giudichiamo con gli occhi del moderno, però per loro era assolutamente normale fare questo. Magari fra mille anni ritroveranno le nostre cose, magari le mascherine, ci prenderanno, guarda questi come si coprivano con la mascherina, erano proprio primitivi. Cioè, succederà questo. Certo. Sempre se esisteremo ancora, perché con i cambiamenti climatici non sono molto ottimista sul futuro del genere umano. Purtroppo stiamo distruggendo questo. Sì, sì. Se voi considerate che da quando l'Homo sapiens da quando esiste l'Homo sapiens, ma soprattutto da 40.000 anni a questa parte, l'Homo sapiens è stato autore dell'estinzione di più del 50% delle specie animali. Quindi. Vabbè, i maggiori produttori di inquinamento a livello globale sono la Cina. Produzione di plastica go-go. L'altro giorno leggevo un dato che mi ha fatto terrorizzare pensando a che scenario. Allora pare che, voi sapete, no, il problema delle microplastiche, un problema molto molto importante. Ancora non hanno capito qual è il, perché quelle, non so se tu hai notato sull'Oceano Pacifico, c'è un ammasso di plastica all'interno. Un'isola. Certo. È proprio un'isola di plastica. Esatto. E pensate che secondo alcune stime, leggevo l'altro giorno su Focus, secondo alcune stime entro il 2050 praticamente le microplastiche, la quantità di microplastiche presenti nelle acque, nel mare, supererà la quantità di pesci presente nel mare. Madonna. Cioè, se si facesse una sorta di, a livello di peso, fra plastiche e pesci, ecco, probabilmente secondo le stime ci saranno più microplastiche che pesci. Ma secondo te, queste, quante ne vedo per terra? Guarda, non ne parliamo quest'anno, e poi... E guarda il cestino dov'è? Sì. Sono d'accordo, inciviltà. La plastica. Hanno fatto finalmente le bottiglie, tra virgolette, le più grosse compagnie, biodegradabili. Certo. Va benissimo. Però lo devi fare per tutti, però la maggior parte di tutto ciò che è plastica arriva dalla Cina. Sì. Infatti, come è iniziata a dire, la globalizzazione ci sta, dobbiamo ridurre la plastica, la Cina si va un po'. Sì. Il sistema parte, capitalistico, niente da fare. Sì, però è distrattivo. Siamo uscendo da Oria e ci stiamo accingendo ad arrivare a Ostuni, quindi la nostra seconda tappa di turisti fai da te, anzi turisti per caso prenderà parte la seconda tappa con Ostuni. Bravissimo. E al ritorno, se sarà possibile, tornando andremo anche a Cisternino, nota località per la carne buona. Dovremmo andare a Fasano, ma forse è saltato. A Fasano ci torneremo un altro giorno, perché la distanza è troppo alta oggi, fa troppo caldo Nel frattempo abbiamo mangiato in un posto molto carino, Osteria da Beatrice. Però qualche foto qua in sovrimpressione. Osteria da Beatrice, ve la consiglio subito qua. Se venite a Oria, ottimo. Tagliere di salumi spettacolari. Porchetta buona, nonostante non sia Roma.
Roma la porchetta era molto morbida e si scioglieva in bocca, ragazzi. Non ci pagano, noi non è sponsorizzato. Non è sponsorizzato ancora. Lo diciamo di cuore. Noi lo facciamo per sponsorizzare il luogo, perché noi siamo persone di terroniche che vogliono sponsorizzare il proprio territorio. Ecco. Quant'è che ci ha dato la... osteria? Scherzo, scherzo. Quindi ragazzi, venite a Oria e venite a vedere il castello e il parco di Montalbano. Il museo soprattutto con ottima vita. Più musica, avrete già visto il video. Spirit, spiega da Dio, spiega tutta la storia, ragazzi. Hanno già visto. Allora, avete già visto. Oddio. Faremo strada, ci accappottiamo. E con questo ci aggiorneremo a Ostrumi. Ciao. Allora, fuori caldo, nuovo aggiornamento, siamo a Ostrumi. Fragno, lì abbiamo Sant'Oronzo, non si vede, qua c'è la chiesa, la basilica. Adesso andremo verso il centro storico, visiteremo poi. Fragno sta facendo qualche scatto qua. Io mi devo fare gli scatti all'orologio. Qui è stato con l'orologio, devo fare gli scatti agli orologi. Se devo la mano davanti all'obiettivo magari si vede. Scatti, ci muoviamo, ci rivediamo nel centro storico, raga. Ciao. Allora, stiamo camminando nel centro storico. Vedete con noi. Un caldo, raga, che non vi dico. Quando uscirà questo video, oggi è 10 agosto, si muore. Questo vicolo che bello, c'è il ragno che fa due scatti. Vogliamo andare a provare di là e poi torniamo giù? Va bene. Sono vicoli molto stretti, quindi straccio un po' complicato. Un locale alla fine del vicolo. Penso continui dietro però. Su mi è chiamata la città bianca. Non so se avete notato anche dal resto del video, qua tutte le case sono tutte bianche. Senti la lavatrice. Che va? In sottofondo abbiamo una lavatrice che va. Qua. Ah, ma sono passati di VIP. Zucchero. Caratterista. Abbiamo fatto il giro, signori, siamo tornati dove eravamo prima. Vabbè, quindi, però possiamo... andiamo indietro, facciamo un'altra strada. Comunque, vedi che stiamo all'ombra. Ah sì, certo. Quello sì.
bello scendere, ma può ganare. Ci sarebbe una bella granita. No? No. Sei notato io la granita? No. Ah, un mousse di caffè. Qua? Tu sei difettore. No. Lo scatto artistico. Scendiamo. Perché tu dici sai dove stiamo andando? No, quello che ti dice il posto. Vabbè, però almeno sì, però sì. Vabbè, andiamo alla 20. Andiamo alla 21. Andiamo alla 21, figa. Si va alla 21. È tipico di poco da spiritoso. Guarda tu è questo. Ma che giorno mi ha damato tanto chi ti ammazza. Non lo sai, no? Questo è il senegalese. Senti come fa a parla. Senegalese è così. Ah, ho capito. Non un esperto qua di lingue. Sangue mio lingue, quindi. Non era tuo fratello che aveva studiato lingue. I cartelli. Qua c'è la taverna della gelosia. E questa è quella di. Fungita. È dedicata a Simone. Ma questo è dedicato a te. Oh, vediamo questi bellissimi caratteristici Apecar del nostro sud. Dice che vi portano in giro il paese. Questo è il cosiddetto articolo. Guarda questa bella scalinata. Guarda questa porta quanto è bella. Ma ti hai visto? Lo sapevo. Ah sì. Sapevo che avrebbe fatto lo scatto. C'è un monastero in chiesa delle Benedettine di San Pietro. Insomma. Sempre San Pietro.
l'hotel. Siamo tornati dove stavamo prima, qua. I negozi di souvenir. Ma dove fanno le scritte sul mazzo di caffè? Torno. Come? È forza da sinistra. Ah, non ci sarà. Di qua siamo andati prima, c'era il furgone blu. Amen. Mostra la fotografia. Andiamo di qua. Vente, andiamo di qua. Però prendiamo il numero di targa, mi aspettavo un po' di tutto aspettando. Io pensavo che andando su andavo dove sia fuoco. Vedete perché vi dovete iscrivere a questo canale? E con me, mentre vi porto all'avventura. Mi seguite su Instagram, vedete le foto dei VIP molto spesso. Ma lo sanno il tuo follower che cammina in bicicletta. Ah, è zitto. Mi porto sempre all'avventura. È andato? Cretino si è fermato. Brillo, 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 lo scintillo, in fondo al mare. No, vabbè, guardate qua, questa bici, mi aspettavo. Non scatto qua, è bello. Andiamo a camminare, ci rivediamo dopo, raga. No. Eccoci, abbiamo trovato un altro punto alto, tipo terrazza. Guardate anche qui che razza di panorama. Non eravamo più sopra. Se servo lì a caricare il cellulare intanto. Dov'è?
recuperiamo un po' di energia e ci sentiamo dopo. Ok ragazzi, nuovo aggiornamento, siamo tornati al primo pit stop, vedete, siamo di nuovo alla chiesa di prima, sicuramente avete visto il clip precedente. Stiamo riposando, siamo stanchissimi, purtroppo ce ne andiamo. Abbiamo girato tutto il paese, qua un labirinto, il centro storico. Abbiamo girato in lungo e in largo. Ho anche una calamita da appendere al frigo, se non metto la mano davanti alla fotocamera forse è meglio. Vuoi dire qualcosa? Uomo affronto affrontissimo. Stanco. Ho ancora sete, acqua, bisogno di acqua. Addio tu. Ancora altra bottiglia. Comunque, per adesso, ma solo per adesso è tutto. Ci risentiamo dopo, raga. Allora ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questa giornata venturosa, delle cittadine, dei paesini pugliesi. Stiamo tornando verso Taranto e siamo veramente distrutti, neanche quando lavoriamo siamo così distrutti, ma pieni di farvi conoscere un po' della nostra terra, delle nostre origini, anche se non siamo di Ostuni e di Oria, però vi volevamo raccontare un po' della nostra storia. E comunque vi posso assicurare, se volete andare a visitare Ostuni, non ad agosto perché c'è troppa gente. Però ragazzi, Aldestein ci regalerà altre emozioni con altri video, perché noi non vi lasceremo soli, noi continueremo le nostre avventure nei paesini pugliesi anche giovedì prossimo. E non vi diciamo dove andiamo, vi faremo una sorpresa, vi metteremo due fotografie e voi dovrete indovinare. Cioè noi andiamo giovedì, per voi non lo so quando sarà. Giovedì, venerdì, sabato, domenica, vediamo. Poi ci risentiremo al prossimo video, alla prossima città. Ciao! No, io vi invito come sempre a iscrivervi al canale, attivate la campanella per non perdervi neanche un video e iscrivetevi agli altri social, basta scansionare i codici che trovate sotto in descrizione o forse li metto anche qui alla fine del video, lo vediamo, e vi do la rivederci al prossimo video. Ciao!